Oggi lezione importantissima perché ti svelerò i segreti per andare a portare le tecniche in maniera più veloce e più potente. E questi segreti non hanno nulla a che vedere con qualcosa di trascendentale, ma altro non sono che scienza dell'allenamento applicata. Ciao da Eugenio e benvenuto, benvenuto a questa nuova lezione delle 50 lezioni di karate. Siamo alla numero 43, ne mancano 7 e poi ragazzi io chiudo i battenti, me ne vado a Honolulu con Mago Merlino e non mi vedete più. No, scherzo, non vi abbandonerò, ma questo blocco di lavoro finirà. E le lezioni come sempre sono disponibili sul gazzettino del dojo, dojoshinsui.com/blog, e trovate tutto lì, oppure su YouTube, ma YouTube secondo me è un po' da sfigati, ti conviene andare sul gazzettino del dojo, perché lì poi trovi anche tutte le lezioni precedenti, trovi anche i podcast di Karatepedia, trovi il podcast sulla difesa personale, il corso gratuito di karate, trovi il link per iscriverti al mio canale Telegram Karate Anywhere, dove ogni giorno pubblico un piccolo podcast sul karate e dove puoi venire a contatto con me, e trovi il modulo per iscriverti alla lista di attesa di Karate Club, il nuovo progetto che tra un po' lancerò, dove andremo veramente con una trivella a trivellare la superficie del karate e andremo a sguazzare nelle sue profondità. Se non vuoi andare sul dojo Shinsui, sappi che sei una brutta, sul sito del dojo Shinsui, sappi che sei una brutta persona, ma io sono magnanimo e ho lasciato il link per iscriverti alla lista d'attesa anche qua in descrizione del video, ce la posso fare. Oggi voglio lavorare con te su alcune metodologie per tirare i colpi più rapidamente, ok, e con più forza. O meglio, oggi voglio parlare con te della forza esplosiva o della forza esplosiva reattiva. Ho visto spesso su YouTube molti insegnanti che parlano di questo argomento in modo, a parer mio, inutilmente complicato, o altri insegnanti che parlano di questo argomento senza averci capito una cippazza. E quindi cerchiamo di fare un po' un riordino delle varie informazioni, così che tu possa avere delle informazioni precise da poter applicare durante i tuoi allenamenti se trovi la necessità di andare a migliorare questo aspetto che sovente è carente. Intanto, un po' di tempo fa vidi un video di un guru della difesa personale dove si parlava del fatto che per migliorare la potenza dei colpi bisognasse fare il clean and jerk con il bilanciere, lo snatch o tutti gli esercizi di pesistica olimpica, oppure lavori con le kettlebell e via dicendo. Allora, si possono fare, per l'amor del cielo, ma in realtà non aiutano più di molto. Gli esercizi di pesistica olimpica, che sono bellissimi, a me piacciono un sacco, io amo prendere il bilanciere e fare gli snatch e i clean e i clean and jerk con i miei miseri 20 kg perché sono una pippa, però al di fuori di quello sono esercizi utili perché insegnano quello che si chiama tripla estensione dell'anca, cioè la capacità di andare a estendere la caviglia, le ginocchia e le anche, che altro non è che quello che avviene durante un salto. Se io faccio un jump squat, ok, vado, quando salto, a stendere tutto il treno inferiore, e questo fa sì che riesca a sfruttare appieno il treno inferiore. Ora, negli esercizi di pesistica o di pesistica adattata, questa cosa è particolarmente spinta, ok? Soprattutto proprio in quelli di pesistica, perché se io non faccio bene la tripla estensione, quando faccio un clean, quando faccio uno snatch, sta cippazza che tiro sul bilanciere, soprattutto se il bilanciere è carico. Però, porompo un pero, uno, non hanno nulla a che vedere con la forza esplosiva reattiva o con la forza esplosiva. Perché? Perché nella forza esplosiva reattiva si lavora con il 30% del carico massimale, ok? Circa.
e ti invito ad andare a rivedere la live che abbiamo fatto con Giovanni Sicari un po' di tempo fa, a ottobre, proprio sulla forza nel karate. E due, sono esercizi molto complicati. La pesistica olimpica è la danza classica degli sport di forza. Quindi, fra che tu impari a fare l'esercizio, la stessa roba vale per le kettlebell, non è che sia così immediato fare bene i lavori con le kettlebell. Quindi, fra che impari l'esercizio, fra che impari a gestire il corpo, fra che impari a gestire l'attrezzo, fra che, metti un sacco di tempo in sta roba qua e lo butti via, perché con meno cose, soprattutto se sei, parliamoci chiaro, se sei un amatore, se sei un utente medio e non sei un agonista, ok? È un agonista di un certo livello, queste cose si possono allenare con una gran facilità senza bisogno, uno, di attrezzatura, se non per il treno superiore. Due, non perdendo tempo, perché andare a fare tutta sta roba ti obbliga a impegnare del tempo per imparare queste cose, ok? Tempo che sacrifichi o all'allenamento specifico della forza esplosiva reattiva, oppure che sacrifichi al tempo per la pratica tecnica. Per cui il gioco vale la candela? No, va bene? A meno che non ti piaccia, allora lì alzo le mani. A me piace lavorare col bilanciere e io circa una volta alla settimana, perché mi piace, lavoro sugli esercizi di pesistica olimpica. Ma quella è una roba che piace a me, mi fa galvanizzare, ok? Ma so che ha un transfer minimo sulla mia pratica, me ne frega niente, lo faccio lo stesso. Questo può essere un discorso onesto. Allora, andiamo un attimo a ragionare su cosa puoi fare realmente per migliorare la forza dei colpi. I colpi sono tutti espressione di forza esplosivo-reattiva, quindi di una forza molto rapida, molto veloce, e che è in grado di attivare rapidamente la muscolatura che mettiamo in moto, ok? Ora, la parte più difficile per il nostro corpo è quella di coordinarsi a grandi velocità. Quindi, riuscire a tirare forte i colpi non è una cosa scontata. C'è bisogno di tanto lavoro. Intanto c'è bisogno che, quando mi alleno, io cerco di tirarli forte. E già quello è un ottimo allenamento. Mettermi lì e fare la pratica lenta va benissimo, ok? Magari anche curando la respirazione, come abbiamo fatto in altre lezioni. Ma se tu vuoi tirare forti i colpi, dovrai metterti lì e cercare di andare più rapidamente possibile. Perché altrimenti questa capacità il corpo non la sviluppa. Tieni anche conto che purtroppo c'è anche una parte di componente genetica. Alcuni di noi hanno più fibre veloci, alcuni di noi hanno meno fibre veloci e più lente, e quindi a un certo punto arriverai a un tetto sopra il quale la tua genetica non ti permette di andare. Ma ciò non toglie che ci sono metodologie che ti permettono di allenare la forza esplosiva reattiva, che hanno ottimi risultati e che puoi fare in maniera, diciamo, spannometrica, perché non c'è bisogno di andare a fare dei grandi test, non c'è bisogno di andare a fare grandi lavori complicati, ti permettono però di ottenere dei miglioramenti. Oggi te ne faccio vedere tre, ok? Quelli più facili da gestire a casa. I primi due sono per lavorare sulla forza esplosivo-reattiva delle gambe e ti sono utili sia per il discorso dei calci che per il discorso degli avanzamenti in Zenko Tsudachi. Uno, mi metto frontale che è meglio, uno è il classico jump squat, ok? Andare a fare il jump squat cercando di andare più in alto che puoi è un ottimo esercizio. Se vuoi lavorare solo con le gambe, allora ti metti le tue bellissime manine sui fianchi e da qui vai a fare giù, mi fermo, su, ok? E cerchi di saltare più in alto che puoi. Giù, mi fermo, su. E questo è uno che è diverso, e lo puoi fare lo stesso, dal counter movement jump, spero di averlo detto giusto, cioè dal jump squat con contromovimento. Cosa vuol dire? Che da qui, in questo secondo esercizio, io vado subito giù
e ripeto, ok? Questo è un counter movement jump, va bene? Sono differenti perché lavorano su capacità leggermente differenti. Secondo me nel karate puoi lavorare tranquillamente solo sul jump squat, ma se vuoi inserirli tutti e due, in realtà nessuno ti vieta di farlo, anche perché adesso ti spiegherò come allenarla, vedrai che è molto semplice. Numero 2, un semplice affondo con salto, ok? Ci mettiamo qua e se vuoi fai il cambio, ok? Oppure senza fare il cambio, va benissimo, vado giù e ripeto, ok? Questi sono tutti esercizi che puoi fare a casa tua senza bisogno di attrezzatura e che ti aiutano nella forza esplosivo reattiva. Forza che, tra l'altro, io da questa settimana inizio ad allenare perché è da un po' che non l'alleno e ne sento la necessità. Per quanto riguarda invece il treno superiore, quindi le braccia, ti basta una palla medica. Una palla medica, ma aspetta, vediamo un po' cosa c'ho qua. Allora, questa, piccina, una palla medica da 2 kg, ok? Non c'è bisogno di chissà che cosa. O i manubrietti, va bene? E lo scopo allora quale sarà qui? Sarà quello di andare a lanciare, vediamo se spacco tutto oggi mentre ti faccio vedere sti lavori, di andare a lanciare questa palla più forte e più rapidamente possibile. Puoi anche farlo con una mano, ok? Andando un po' a mimare quello che può essere il lavoro che si fa nel pugno. Oppure da qua, vado al petto e lancio la palla più forte e più rapidamente che posso. Ok? O, ripeto, da qua, una mano sola, aspetta che qua entra in gioco anche la mira e guarda come spacco una vetrina, e lancio. Questi sono esercizi che puoi fare senza difficoltà. Se preferisci i manubrietti, per una questione di comodità, andiamoli a prendere. Ci sono, ce li abbiamo, manubrietti da 2 kg, 5 kg, niente di eccezionale, e da qui ti fai le tue distensioni come fosse una panca piana, ok? E vai a torni, va bene? Ok? Questi sono esercizi che puoi fare senza bisogno di grande attrezzatura, e con una relativa facilità, ok? Come si allenano? 5 ripetizioni, prendo il jump squat, faccio 5 ripetizioni, 15 secondi di pausa, faccio altre 5 ripetizioni, 15 secondi di pausa, 5 ripetizioni, finché non cumulo 5 serie. A quel punto faccio una bella pausa lunga e prendo un altro esercizio, ok? E lì iniziamo ad avere un lavoro che può essere interessante. Valuta, ok? È un lavoro fatto comunque con la spannometria, perché? Perché bisognerebbe fare dei test, perché dovresti avere una persona competente che va a valutare quali tipi di lavoro sono più adatti a te. Perché? 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 Ma ripeto, per un soggetto amatore come me, come te, questo va più che bene. E anche se sei uno sportivo, va mille volte meglio che fare quelle boiate dei pugni con il sovraccarico, piuttosto che, non lo so, dei kata con i giubbini o robe di sto tipo qua, va mille volte meglio. Perché lo stimolo è specifico, ti fa lavorare su quella cosa lì, lo fai in poco tempo, poi quello che dovrai fare è trasformare l'abilità che stai acquisendo in questa competenza, trasferirla, trasformarla in abilità tecnica. E lì è un altro lavoro. E lì ci si prova, ok? Però se vuoi aumentare la tua forza esplosiva reattiva, questo è il metodo più semplice, più veloce e più facile da gestire a casa tua senza bisogno di attrezzatura. Direi che per la lezione di oggi
possiamo mettere il punto, è tutto, tu provaci a casa, ricordati che se hai dei problemi, dei dubbi, non devi fare nient'altro che scrivermi, sarò più che felice di darti qualche dritta o qualche spiegazione ulteriore. Non premessa, non si conclude qui il discorso della forza esplosiva reattiva, se potrebbe andare avanti, però questo per me e per te è più che sufficiente. Io ti aspetto sabato prossimo per una nuova lezione di karate e fino ad allora ti auguro una buona pratica e un buon weekend. Ciao!